sia gli altri stati sia la grande azienda non hanno mai avuto l'interesse ad avere un vero made in Italy, perché non sarebbe stato abbastanza profittevole. Quando tutta la filiera deve essere italiana, evidentemente i costi aumentano. Quindi direi che almeno così in un primo momento potrei dire che tutti i punti fanno parte di quello che è il nostro programma. Ce ne sono molti altri, perché è vero che l'azienda e le piccole e medie imprese sono la spina dorsale della nostra economia e ahimè il lavoro per tutti quanti è l'80% della propria vita. Però quello che per noi è un motore e un faro illuminante non è soltanto raggiungere alcuni indicatori economici che lasciano il tempo che trovano, ma come diceva prima Sergio Battelli, per noi, e lo diciamo nel nostro programma, quello che conta è la qualità della vita delle persone. Ci battiamo perché gli indicatori che indicano il successo o l'insuccesso di una politica non siano più il PIL o il debito pubblico, ma siano altri indicatori che sono veramente indicativi di quanto una persona stia vivendo bene o meno, come il tasso di scolarizzazione, come la possibilità di accedere alle cure e anche quanto le cure sono efficaci o meno. Sono tanti gli indicatori che indicano quando una persona ha una qualità della vita o meno. Quindi in questo ci stiamo muovendo, abbiamo un programma decisamente ambizioso che tiene conto peraltro delle richieste europee. Noi siamo in ritardo su tanti fronti, questo posso dirlo da cittadina che ormai vive da tanto tempo a Bruxelles. Gli altri paesi europei sono più avanti di noi in tutto, nelle classifiche noi siamo ultimi, nonostante i piccoli segni di ripresa siamo ultimi in tutto, ma lo siamo soprattutto in quella che è la transizione a un mondo che sta cambiando e in cui la nostra politica fino a questo momento non ha prestato attenzione. La transizione energetica non è assolutamente presa in considerazione, andiamo in Danimarca e sembra di essere su un altro pianeta. Ma il pianeta è lo stesso, le specificità sono le stesse, la differenza è che noi avremo molte più potenzialità come paese Italia, con un'estensione e una specificità geografica immensa, ma non lo abbiamo ancora sfruttato. Detto questo, la notizia buona è che se, nonostante tutte le cose negative che io ho elencato, continuiamo ad essere la seconda forza manifatturiera europea, abbiamo comunque il paese più bello d'Europa innegabilmente e grandi potenzialità, se questo lo siamo riusciti a fare con tutti i freni a mano tirati, immaginiamoci che cosa potremmo fare come potenziale inespresso nella misura in cui iniziamo a porre alcuni correttivi. Quindi quando c'è molto lavoro da fare normalmente è molto meglio, perché significa che abbiamo la possibilità di fare qualcosa. Quindi questo in breve è la mia risposta, spero abbastanza esauriente alla sua domanda.